A grande richiesta, spiegazione veloce della doccia nasale. Quando utilizzarla? Allora, il lavaggio nasale, ad esempio, è molto utile, però quando dobbiamo pulire le cavità nasali. Quando ormai il bambino ha superato la fase di congestione iniziale, ha tirato su tantissimo muco perché non soffia il naso ed è andato nella zona posteriore causando dolore all'orecchio o sinusite nel bambino più grande, è utile utilizzare la doccia nasale. Ce ne sono di diverse marche, vi mostrerò questa che è la più famosa. Allora, apriamo questo oggettino magico che vi aprirà un mondo. Sfiliamo i tre pezzi. Si va a riempire fino alla tacchetta che di solito è 15 ml. Considerate che è molto veloce, 15 ml li fai in un paio di minuti. Ci si mettono dentro la fisiologica, eventuale cortisonici, antibiotici locali, quello che il vostro pediatra va prescritto. Si chiude, si monta e si va ad agganciare al classico aerosol. Una volta caricata la doccia nasale con solo fisiologica, ipertonica, acqua termale o tutti gli altri farmaci che può aggiungere il vostro pediatra, ma vi dico che già con la fisiologica è molto efficace, la andiamo a connettere ad un normale aerosol pneumatico di qualsiasi marca, l'importante è connetterlo a questo tubicino, quindi è universale di solito, ok? Attenzione, quando accenderemo l'aerosol, questo non nebulizzerà finché non premete il tasto, quindi si può premere, vediamo che esce la nuvoletta e sospendere in qualsiasi momento. Solitamente dura un paio di minuti. Si fa semplicemente una narice e si chiude l'altra. Quando il bimbo si scoccia, perché all'inizio sarà così, si fa una pausa e poi si fa l'altra. In totale si alternano questo paio di minuti. Noterete che il liquido refluo dal lavaggio sta nella camera esterna e il bimbo può soffiare efficacemente. Questo è veramente una svolta per i genitori.